Dopo il patto territoriale per la giustizia e la bellezza di comunità sottoscritto nei mesi passati, prosegue il cammino intrapreso verso la rigenerazione e riqualificazione nel quartiere della Provvidenza, un percorso sviluppato sia dal punto di vista urbano che sociale. Il quartiere rimane al centro dell'attenzione anche in questo nuovo protocollo sottoscritto giovedì 27 ottobre, un'occasione per rinnovare l'impegno dei soggetti coinvolti, a partire dall'UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna Caltanissetta Enna. E comune, ad esempio, accogliendo anche nuove realtà del territorio nell'ambito della seconda annualità del progetto Patto per la giustizia di comunità, dalla divergenza alla comunità inclusiva. Si fa rete dunque, ciascuno in base alle proprie competenze, per incentivare una maggiore coesione sociale e una cultura riparativa. Quest'anno abbiamo l'introduzione delle forze dell'ordine grazie alla sensibilità del questore, dottor Emanuele Ricifari, che è sempre vicino a tutte le attività, diciamo, che facciamo, ma per un semplice motivo. Abbiamo parlato di coesione sociale, la sicurezza sociale è il primo punto, il primo elemento fondante per partire in sicurezza e fare inclusione. Quindi, e poi un altro interlocutore privilegiato appunto è Migrantes, che all'inizio, quando iniziamo il percorso, non era ancora dentro il quartiere Provvidenza. E da ultimo l'ente gestore, vincitore della gara, coprogettazione, diciamo, realizzata in fase esecutiva grazie appunto alla cooperativa Ethnos e al suo presidente Fabio Ruvolo. Quindi ripartiamo con laboratori fatti dentro il quartiere con donne e bambini, proprio laboratori emozionali dove i bambini riescono a rielaborare anche determinati vissuti molto forti. I soggetti in esecuzione penale esterna con The Circle Time faranno appunto l'obiettivo alla riparazione, quindi in senso anche diciamo lato, no? Come cornice metodologica all'interno della struttura di Casa Famiglia Rosetta, e una terza parte il mondo della scuola e quindi il contatto con gli allievi, penso di 12 etnie, perché la scuola San Giusto raccoglie ben 12 etnie. Noi partecipiamo con quello che è lo specifico delle forze di polizia, quindi questura intesa come ufficio dell'autorità di pubblica sicurezza e quindi in coordinamento con anche l'arma dei carabinieri, le altre forze di polizia, non solo una presenza di pattuglie sul territorio, e quella è ovvia e non ci sarebbe bisogno nemmeno ma una presenza di uno scambio di informazioni, di osservazioni, di interventi anche appunto preventivi sul territorio che si fanno insieme e quindi realizzano quel concetto di sicurezza partecipata da parte dei cittadini e degli enti che li rappresentano, che è una delle funzioni per cui esistiamo. Si pensa anche alla possibilità in futuro di coinvolgere anche altri quartieri della città, così come racconta il primo cittadino nisseno. Il nostro intendimento è quello di continuare l'esperienza. Ci sono nuove associazioni, ci sono nuove collaborazioni, c'è un'area che continua nella stessa situazione come era stata organizzata prima ed è all'interno del quartiere Provvidenza. Per noi il quartiere Provvidenza rappresenta la sperimentazione di un metodo che, proprio perché è il quartiere più difficile di Caltanissetta, poi dopo la sperimentazione andremo ad applicare agli altri quartieri e nelle problematiche e nelle negatività che sono all'interno degli altri quartieri.